Ciao ragazzi, benvenuti, nuovo video, sempre protagonista la nostra lampada da comodino della Meros. E sì, perché con questa lampada ci dà la possibilità di poter creare una routine. Quante volte vi è capitato magari di rimandare la sveglia più e più volte perché magari dormite al buio, siete abituati al suono, in automatico allungate la mano, schiacciate, fate chissà quale pasticcio, però il vostro corpo vi dice dai ancora 5 minuti, vi mettete giù, vi adagiate e arrivate tardi poi al lavoro o a scuola. Beh, adesso vi farò vedere come abbinare la lampada alla sveglia che avete impostato in modo tale che quando sta per partire la sveglia, magari un quarto d'ora prima, facciamo accendere la nostra lampada con una luminosità bassa per poi dopo farla crescere sempre di più, magari a distanza di 10 minuti, un quarto d'ora, in modo tale che il vostro corpo inizia anche a intravedere la luce che diventa sempre più intensa, tipo un'alba, e questo vi darà la possibilità di sì allungare la mano, ma per poter allungare la mano dovete aprire gli occhi, la luce la vedete e quindi vi tocca svegliarvi per forza. Alt, piccola precisazione, allungare la mano io intendo quando con le vecchie sveglie bisognava silenziarle, bisognava toccare per forza il display piuttosto che qualsiasi altra cosa per silenziarle. Faccio riferimento, non l'ho detto all'inizio del video, lo davo per scontato e vi chiedo scusa di questo, dovete impostare la sveglia naturalmente sul vostro dispositivo Amazon, in modo tale che vada in concomitanza con questa routine che vi sto spiegando. Mi sembrava doveroso fare questa precisazione, quindi per tutto il video tenete presente che sveglia del vostro assistente vocale abbinata alla routine che vi sto spiegando. Ok, Miki, puoi continuare. Procediamo, mettiamo qui la registrazione dello schermo e vi faccio vedere come impostare questa routine. Per poter creare la routine, spostiamoci nell'applicazione del nostro assistente vocale e andiamo in Altro, Routine, il più in alto a destra, nome della routine, la chiamiamo Alba, Avanti, quando questo accade. Andiamo a programmare. Allora, con programma vi viene già fuori Alba, però naturalmente l'alba tutti i giorni non è allo stesso orario, quindi potrebbe capitare che l'alba sia troppo tardi o troppo presto e la funzione che vogliamo andare a creare noi in questo momento sarebbe totalmente inutile. Ma non potete imbrogliare, c'è la prima voce che è alle ore. Qui vi dice dal sabato alla domenica, no, togliamo il sabato e la domenica, teniamo solamente i giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì. Selezioniamo l'orario alle 6:45 e facciamo avanti. Dopodiché aggiungiamo un'azione, quindi casa intelligente, lampadine, comodino, avanti, luminosità, imposta la luminosità al 10%, avanti. Ma non finisce qui, per poter creare questo effetto andiamo in attendi, quindi attendi 5 minuti magari, e aggiungiamo un'azione, gli diciamo ancora casa intelligente, lampadine, comodino, avanti, la luminosità questa volta la voglio al 50%. Facciamo avanti, spostiamo la luminosità del comodino sotto l'attendi 5 minuti, perché come potete vedere dallo schermo dovete mettere che alle 6:45 la luminosità andrà al 10%, aspetta 5 minuti e andrà al 50%. Ripetiamo la cosa, quindi in questo momento gli diremo più, attendi, altri 5 minuti, avanti, ancora più, casa intelligente, lampadina, comodino, avanti, luminosità e la portiamo al 100%. Fatto questo, anche in questo caso, portiamo la luminosità al 100%, la portiamo sotto e come potete vedere qui dalla schermata partirà con il comodino al 10%, poi alle 6:45, poi attenderà 5 minuti, il comodino andrà al 50%, poi attenderà altri 5 minuti per poi dopo andare a una luminosità del 100%. Ed ecco che abbiamo creato la nostra routine. Naturalmente potete impostargli il colore che volete, potete impostargli tutto quello che è possibile fare con questa lampada. Finito tutto questo, diamo il comando salva e la routine è creata con successo. E la trovate qui nelle impostazioni di routine. Se io faccio una prova
Naturalmente adesso durerebbe troppo, comunque cliccate sul play, come vedete la lampada è andata al 10%, tra 5 minuti andrà al 50%, dopo altri 5 minuti andrà al 100%. Fatto questo, avrete anche questa impostazione di luminosità affiancata alla vostra sveglia. Bene ragazzi, vi lascio qui sotto in descrizione il link per poter acquistare la lampada che è stata protagonista di questo video, e io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!